Oltre 100 metri di pizza che hanno attraversato le stradine del centro storico di Sorrento. Un successo targato Ray Food, con l'impegno dell'assessore comunale Massimo Coppola e la passione dei ragazzi del Forum dei Giovani di Sorrento. La manifestazione La Via della Pizza è stata premiata con un'affluenza record. Persone provenienti da ogni parte del mondo sono giunte a Sorrento per poter gustare la pizza fatta sapientemente dai maestri pizzaioli sorrentini. Il segreto della buona pizza credo sia semplicemente quello che ci contraddistingue, l'umiltà e l'apprezzamento per il nostro territorio, cercando di proprio di rispettare. Quindi non c'è una ricetta segreta? La ricetta non c'è, la ricetta semplicemente è il tempo che uno dedica alle cose, sicuramente. Bene, lei quanti metri di pizza ha fatto oggi? Abbiamo fatto 110. Tutti lei li ha fatti? No, tutti quanti in collaborazione con i ragazzi, da solo non avrei potuto. L'anno scorso a beneficenza è andato in Senegal, abbiamo fatto un tetto su una scuola con i pannelli solari, con il ricavato. Visto il successo dell'anno scorso, della prima edizione, quest'anno l'abbiamo ripetuta, e comprare un totem defibrillatore per la nostra città, visto che abbiamo un sacco di turisti durante l'estate, il centro storico è sempre molto affollato, purtroppo è una città antica, quindi la mobilità è un po' ristretta, e abbiamo deciso di comprare questi totem defibrillatori da collocare in luoghi pubblici qui a Sorrento. Perché puntare sulla pizza? Perché la pizza non ha niente di meno di un eccellente piatto. La pizza sta a pari livello, però purtroppo, visto che questa pizza non abbiamo saputo proteggerla, cioè ognuno fa valorizzarla, ognuno fa la pizza a modo suo, io ci tengo tanto ad inviare questo messaggio. La pizza è un nostro piatto nato qua in Campania e si fa in un determinato modo, ed è un piatto povero ma ricco. Un tegamino ma non la pizza? No, allora pizza la mangiamo, non dico tutti i giorni, ma poco ci manca, quindi veniamo da Roma, abbiamo detto proviamo qualcosa di diverso. A te piace più il tegamino? No, io l'ho fatto per altri motivi, non è perché non mi piace la pizza, come lui volevo provare e basta, tutto qui. Quindi questa è la prima volta che giriamo. Mi piace. Il giudizio è positivo? Assolutamente sì. Cenate con la pizza? No, ma è buonissima così, anche fredda è buona. Lei già l'ha mangiata la pizza di Sorrento? Sì. Ma siamo di Sorrento. E quindi mangiate solo pizza? Mangiamo di Sorrento? Solo pizza, ma pure quando vado a Pisa mangio la pizza di Pisa, che anche è buona. La pizza sorrentina è buona. Sorrentina è fredda, perché è stata fatta oggi alle 5. Allora, io vengo dalla Svizzera, quindi la pizza non la vedo mai. Quindi è buonissima. Tu hai fatto la pizza? Sì. L'hai fatta anche tu? No, io sono venuto allo... Ho messo il basilico e l'ho data agli altri. Aiutato, insomma, hai messo gli ingredienti? Acqua, farina, lievito e sale. Tu da grande vorresti fare il pizzaiolo, immagino. Sì. Quanti biglietti hai staccato? Ora 150. Allora, il biglietto, il ticket costa 5 euro e include una fetta di pizza, la bibita e il gelato. Può dare un giudizio complessivo o vuole dare un giudizio sulla mozzarella sul pomodoro? Forse diventa un po' difficile sulle singole cose. Doveste dare un voto da 1 a 10? 9. Io do un 10. Com'è la pizza? Fredda. Non ci sono le bibite per i bambini? No, non c'è niente, c'è solo vino e birra, ma ci vogliono far ubriacare. E poi comunque a dir la verità me lo dico, pizza fredda. Io sono allergico alla mozzarella, non me la possono manco fare come dico io. E allora, che bellissima festa. Hai mangiato la pizza? No. Perché? Sono appena arrivata. La mangerai? Certo che la mangio. Sorrento. Sì, sono di qui, abito qui vicino. Quindi... Come trovi questa manifestazione? Una cosa molto carina. Tu pure sei di Sorrento? Sì. Ti piace la pizza di Sorrento?
Sì, sì, è la migliore. La miglior pizza della campagna? Sì, 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 la migliore della campagna. Non l'hai mangiata questa? No. In tema di crisi di commercio, questa manifestazione quanto è importante? Con questa manifestazione abbiamo, diciamo, creato un po', diciamo, un po' di entusiasmo qui nel centro storico, però va bene così. Com'è la pizza? Buona però un po' fredda. È la prima volta che vieni a Sorrento? Io sono di Sorrento. È la prima volta che partecipa a questa manifestazione? No. Molto bella la manifestazione. Simpatica, l'organizzazione è anche abbastanza corretta, le persone si stanno divertendo, sembra. Siamo contenti che a Sorrento, sì, sì, molta. Quante pizze ha servito? Tante? Ma tante, sì. Ho perso il conto in verità. Ma l'hai anche fatta? Sì. Sì. Da quanto tempo stai lavorando? Da stamattina. A fare le pizze, sì, dall'una. Quanti chili di pizza si può dire chili? Sono 75 litri d'acqua. 75 litri d'acqua per quanta farina? Sono 125 litri di farina. Ma pure qualcosina in più, dipende da, comunque sempre uno dal punto di pizza che fa. Quindi è una faticata. È stata una bella giornata, comunque è stata divertente. Sì, è stata soddisfacente e divertente anche. C'è tanta gente, dico. Sì. Abbiamo cominciato alle 6, alle 5 già c'era la gente e non potevamo uscire con la pizza. Siamo usciti alle 6 e siamo ancora pieni, guarda. Le pizze sono quasi finite, quindi credo che è una soddisfazione alla fine. Ovviamente con la buona pizza non può mancare che un'ottima birra. Grazie. Siamo presenti per appunto questo fine benefico, non potevamo non esserci. Che birra propone? Allora, noi abbiamo birra artigianale, abbiamo una chiara, un'ambrata, la Sirentum, la nostra birra chiara con bucce fresche di limoni Sorrento IGP, mentre la... Sì, produciamo qui in penisola. E la Minerva invece è la nostra birra ambrata dove mettiamo bucce d'arancia di Sorrento. Mi piace la pizza? Molto buono. Cioè, no, non todavía no. Da dove vieni? Da Argentina. Buenos Aires. L'hai provata in generale la pizza nella tua vita? Sì, sì, incredibile, muy buena, molto buona. Un lungo serpentone di pasta, mozzarella e pomodoro ha attraversato il vicolo dell'antica Sorrento. L'obiettivo della kermesse è l'acquisto di un defibrillatore da sistemare in piazza, ha spiegato il presidente del Forum dei Giovani Antonino Apreda. Un successone e siamo molto orgogliosi del fatto che poi lo stesso ricavato, che sicuramente sarà ingente, verrà poi utilizzato per l'acquisto di un totem defibrillatore che verrà poi installato in un luogo pubblico della nostra città. Assessore Massimo Coppola, la seconda edizione, le vie della pizza, si contano sempre più presenze. Grande successo di pubblico sia tra i nostri concittadini sia tra gli ospiti della città. La Via della Pizza è giunta alla seconda edizione, quindi una manifestazione che oltre ad avere un grande spessore di intrattenimento, di svago per cittadini e turisti, è anche rivolta al sociale per questo fine nobile che la ispira. È stato tutto sopportabile grazie al coinvolgimento non solo del Comune di Sorrento, ma delle associazioni di categoria, dell'ASCOM Confcommercio in prima battuta, del Forum dei Giovani di Sorrento e dei tanti sponsor che si sono resi disponibili a collaborare all'organizzazione dell'evento, nonché ovviamente ai nove maestri pizzaioli che si sono resi disponibili a prestare volontariamente la propria professionalità al fine di garantire il successo della manifestazione. Francesco Parisi, presidente Confcommercio di Sorrento, da quanto tempo è impegnato in questa manifestazione? Ma questo è il secondo anno che la facciamo, è la seconda volta, quest'anno ci siamo impegnati di più, abbiamo collaborato di più come sponsor e come fattibilità insieme all'assessore, creare anche delle attività nei momenti meno, ecco, inizio settimana, dove sempre c'è un po' di meno affluenza, è importante. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, da pummaro l'angoppa, da pummaro l'angoppa. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, da pummaro l'angoppa, a pizza.
mangiare la pizza, la pizza, la pizza, capum marola in gotta, capum marola in gotta, e mangiare la pizza, la pizza, la pizza, capum marola in gotta, la pizza insieme a me.